in zona Grauson, che è là, con dietro la cima di Leppe. La situazione è un po'. Qua è asciutta, c'è un po' da tribulare effettivamente nella parte bassa, la Tersiva, Vallone innevato di qua sono a sud e asciutto, sotto ho fatto l'avvicinamento un bel po' con le pelli, si vede, cioè c'è neve, non tanta, ma c'è. E là invece è un continuo mettere e togli. Grivola, Ganno Menon, belli aguzzi. Raffiche di vento moderato, ora è un momento di calma, così riprendo un attimo. Poi a volte ci sono delle belle rafficone, dava vento moderato e così è. Vabbè, arrivo adesso col Grosonno ancora a piedi, tolto gli sci e poi vediamo le vallate sopra come sono. Poi c'è gli alpeggi Grason Superiore che sono lì, di là per andare alla Rossa dell'Emilio e la Garenne. Qua invece abbiamo la Leppe che è proprio lì davanti ormai. Fatti quei pendii un po' spogli. Si può salire da quello spallone, scendere giù di lì o viceversa, si può fare un giro ad anello quando sono le buone condizioni, adesso non si sa. Leppe, messo in mezzo a quelle gole, con le pelli, poi dovrei arrivare sotto colle. Bene, eccoci sotto la punta di Leppe, siamo su, là c'è il colle. Poi la spalla che vorrei fare, poi scendere giù con gli sci da là, se si può. Valloni, bei valloni, molto scettabili, devo dire. A salire non belli perché neve dura, a volte portage, nei pendii ripidi così perché neanche coi coltelli, ma scendere si scenderà bene. Il Grosone è là sotto, là c'è il lago Corona, io però sono salito da questa valle qua, si vede la mia pellata. Là, valloni bellissimi, di là dietro c'è la Tersiva. E qua, siamo proprio qua, bella zona. Da questo lato non c'ero mai stato, là invece si vede la Rossa dell'Emilius là in fondo e la Garenne e tutte le vie che avevo fatto qualche mese fa per salire tutte e due. Là c'è la Grivola incappucciata e là anche il Gran Paradiso incappucciato. E da dove arrivo l'acqua ogni Gimian là sotto. Bene, bella giornata di sole, caldo, bella, bella, ogni tanto raffiche di vento totale, ma insomma non è un vento costante. Dai, provo ad arrivare fino al colle là e poi vediamo di riuscire a fare la spalla, spero. Yes, ragazzi, sono arrivato al colle, buona parte della spalla è pelata, ma devo farci a spalla fino al torrione, poi vediamo, ma di fatto qua pendii belli nevati, ma ho fatto un bel voletto, meno male che c'erano vasche di raccolta, perché è tutto ghiacciato, ragazzi, tutto ghiacciato. Qua c'è la versione del Grampa e qua sbuca il Monte Rosa, eccolo là. E tutte le amiche cime della Val Tournanche di qua. Boh, zona così, zona Spelacchius. E quindi via, sci ancora in spalla fino almeno al Torrione, poi lì siamo nell'anticima di fatto. Però tutto il vascone là, tutto quel pendione è tutto bello sciabile, sarà ghiacciato un po', magari aspetto un po' che faccia caldo. Siamo ancora a metà mattina di fatto, quindi. Ma almeno poi è tutta una bella sciata, fino almeno al Grauson. Il Torrione, anticima sommitale, qui si fa camminando, traversi un po' insidiosi, mega vasconi, poco di raccolta, valuto se mettere i ramponi o no, dipende dalla neve. Allora devo lavoro di spuntellamento, che qua c'è un bel rippone, e non ho i ramponi, però scavettando secondo me dietro al Torrione poi sono in zone più tranquille. Spero. Dovrei essere più o meno sotto vetta. Qua siamo proprio all'altezza del Grampa, guardate che roba dietro. Wow. Ecco, sto girando il Torrione. Il mega Torrione Leppe. Un altro traverso nevoso, un po' delicato. E poi da là credo che sia la cima asciutta. Più o meno, dai. Con calma. Sto traverso concentrato. E poi c'è l'asciutto, il pulito e il grip. Allora, ragazzi, sulla punta di Leppe con dietro la Tersiva bestiale, così là c'è la Torre di Lavina e qua il Grampa, la Grivola, qua c'è l'omettone di vetta, quella è l'Emilius, no, quella è, scusate, la Garenne, la punta rossa, questa è l'Emilius, questo mi sfugge. E la sede del Cervino al Monte Rosa. Torre di Lavina proprio là. E qua la Tersiva anche là in combe. Bene. Là c'è la Becco Stazza. Quella deve essere la Rosa di Banchi, quella puntina. Boh.
sono su un'anticima, la cima è là, mi sto studiando sto mega rippone da farmi con gli sci magari per rientrare. Ci passerà ancora un po' di tempo perché se è ghiacciato non è bello, anche se adesso fa un po' freddo, vediamo, sarebbe una bella alternativa al rientro dalla cresta, che con la roba pelata e quella roba nevosa. Vediamo se si vede da qua, dovrebbe vedere. E infatti con la via che mi sono fatto è tutto qui dietro, quello è il torrione, e poi si va tutto in cresta giù di là. E invece c'era questa alternativa che vedevo, che vadavamo da sotto. Vediamo se con gli sci si può fare, secondo me sì. Raga, sono su un terrazzino, ho messo qua gli sci. Qua è bella rippa, eh. Ci proviamo, dai. Spingo un po' fino a là, due curvette, sperando che non sia ghiaccio vivo. E poi c'è tutto un bel vascone ripo, ma fattibile. Con davanti questo panorama, ragazzi, si prova ad andare giù di qua. Brrr. Oh, ragazzi, non vi dico come ci si sente in questi momenti. Ecco là dove avevo parcheggiato gli skis. Adesso proviamo a farci sta ripidaia e poi diventa tutto molto facile. È giusto un cinquantone qua. Poi giù di là e via. Oh, ragazzi, siamo in pieno vascone, eh. Ho girato le rocce da dietro, da di là. Qua non vedo niente, a parte ripida è fatta. E poi la ribecco la mia traccia che vedo, e poi tutta roba semplice fino a che non so. Ok, ragazzi, ah, oh, signore, proviamo, eh. Oh. Ah. Saltato. Ah. Oh, oh. Ghiacciato! Wow! Ormai quasi completato, pazzesco! Peccato che è ghiacciato, sennò è una sciata pazzesca. Là c'è il colle della salita che avevo fatto prima, e qua gli ampi, quindi ampi paesaggi, ampi scenari. Siamo scesi con questo panorama qua. Peccato per la neve crostaccia, che qua con la neve fresca era una roba pazzesca, però si sta trasformando. Sono sceso anche abbastanza presto, se no con la neve trasformata era ancora più bello, ma insomma, vabbè, prendiamo quello che c'è, va là. Bellissimi pendii, si vede là poi la mia traccia che va tutto là dietro, dietro il pinnone. Là c'è il lago Corona gelato, ora giù per di qua questi pendii, lasciamo alle spalle la Leppe, tutto il suo pendione ripido di discesa, la salita l'ho fatta di là, spalla, e poi discesa così, un bel giro d'anello, molto molto bello, divertente, e via, e via. Oh, finalmente un po' di firme. Salgo e scendo sempre talmente veloce che quando scendo c'è ancora il ghiaccio. Scondinzolausa, finalmente un po' di firma. Spera il canale e poi mi riporta sulla traccia di là da un alpike, se vogliamo, anche lui. Si raggiunge l'alpikino. Eccolo qua. Oh, rocce, rocce. Oh, ma che bello alpike. Storia. Per quel canale lì, track, adesso giù di qua, ribecco la traccia e poi un altro canale. Un canalino dell'Aquila che si può fare anche a S così, la mia traccia passava da sopra,
arrivati al crocicchio qua, nei piani bassi, con dietro le grivole così. Io qua ho imboscato le mie scarpette, qua sotto, da qualche parte. Adesso le vado a cercare, vedo c'è quella pianticella lì. Bene, le vallate di arrivo, tutto dietro di là, su di là. E adesso scendiamo giù di qua, ancora fino a quei nevai, e poi da là metto le scarpette e giù fino a Cimino Ancogna. Oh, con le grivole così davanti, bella giornata. Ho dato un po' di venticello, ma bella sta. Si saluta. Ciao ciao.